Buonasera, settimo appuntamento con Velo, eccezionalmente questa sera di venerdì, ma solo per questa settimana di venerdì, poi dalla settimana prossima torneremo nel classico appuntamento del giovedì sera. Un'ora e mezza come di consueto per parlare dei temi del ciclismo, a partire dalla Parigi-Roubaix vinta da Niki Terpstra. Ne parleremo con gli ospiti in studio, poi tanto ciclismo anche di casa nostra con dei ragazzi che ci sono venuti a trovare questa sera, con una gran fondo che presenteremo, che si correrà tra qualche giorno, che oramai è diventata una corsa tradizionale del nostro territorio. La rubrica Segui il ciclismo, curata da Alessandra Portinari, ve l'avevamo detto settimana scorsa, questa sera andremo in un vero e proprio museo del ciclismo. Ovviamente potete interagire con noi anche questa sera al numero di sms 392 623 7060, eccolo qua il numero puntuale che appare in sovraimpressione in basso a destra dei vostri teleschermi per domande, curiosità, considerazioni con gli ospiti in studio. A proposito di ospiti, lo saluto, lo ringrazio e lo riaccolgo come ogni settimana, Luciano Robottini. Ciao Luciano. Buonasera a te Jacopo e buonasera a tutti. E poi abbiamo il privilegio di avere con noi il presidente del comitato abruzzese della Federciclismo, Mauro Marrone. Buonasera presidente. Buonasera. Benvenuto nei nostri studi. E poi un ex professionista come Moreno Di Biase. Ciao Moreno, benvenuto. Buonasera. Ciao. Abbiamo parlato dell'undicesima fondo dei Colli Teatini, è la corsa di cui vi parlavo prima, che è diventata un po' una corsa tradizionale nella nostra regione. Per parlarne, Dante Ciccotelli, buonasera, ben ritrovato. Buonasera a voi. Poi abbiamo il responsabile vendite della cantina Tollo, Maurizio Primavera, buonasera. 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 Lo ritrovo, Daniele Schiazza. Buonasera. Ben ritrovato. Buonasera. E poi abbiamo dei ragazzi della Ferrometal, il DS Aldo Giacchetta, buonasera, benvenuto. E poi, come detto, i ragazzi sugli spalti, un applauso ragazzi anche per voi, di giallo vestiti, di giallo vestiti. Allora, ci fermiamo qua per l'anteprima, non cambiate canale perché tra pochissimo, dopo un piccolo break di pubblicità, inizia Velo numero 7, a tra poco. Da oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 30 affiliati in Abruzzo, con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza. Nei settori auto e moto, industriale e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Scopri l'affiliato Casa della Batteria più vicino a te. Chiama il numero verde 800 010797. 97. Casa della Batteria, gli specialisti per l'energia accumulata, sono vicini a te. Glindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Glindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Glindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Glindex è anche formazione, merito di corsi gratuiti aperti a tutti. Glindex è a Manopello, via Vallone 16. Noi della Odoardi progettiamo e realizziamo serramenti in alluminio dal 1968, utilizzando materiali che rispondono ai marchi più prestigiosi. Noi della Odoardi ci avvaliamo di un qualificato ufficio tecnico di progettazione, garantiamo assistenza continua pre e post montaggio, rilasciamo certificato CE, realizziamo impianti fotovoltaici, assicuriamo puntualità nelle consegne. La nostra professionalità è certificata ISO 9000 ed è riconosciuta dall'attestazione SOA. Serramenti in alluminio Odoardi Pietro & Co. a Montesilvano, in corso Umberto 32, presso la ex Monti. You're the one who stands apart. Where you go makes you who you are. Guess who's been to Arancuccine? Guess who's been to Arancuccine? Aran, la cucina italiana più acquistata nel mondo.
Gagliotti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliottiricambi.com per saperne di più. Europa Ovini. Da tre generazioni nel campo della lavorazione di carni suine, ovine e bovine. Produzione di carni selezionate, prosciutti stagionati, salsicce e salumi distribuiti in Italia e in Europa. Europa Ovini è rinomata per la produzione di arrosticini di altissima qualità e della porchetta, preparata secondo le tradizionali ricette abruzzesi. Europa Ovini. Ripateatina. Chieti. Taccone Biker. Chi ci ha scelto è andato oltre. Chi ha scelto il tetto in legno o una casa in legno della Eramo Legno System non ha visto solo il costo. Chi ci ha scelto lo ha fatto per la cortesia, la cura della progettazione, il rispetto dei tempi di montaggio, la qualità dei prodotti in tutti i suoi dettagli, la disponibilità trasmessa da ogni contatto che lo ha legato alla Eramo Legno System. Chi ci ha scelto è andato oltre. E tu, cosa scegli? A Pescina, Eramo Legno System. Per info 0863 89 81 66. Legnolamellare.net. Eramo Legno System. Case fatte per durare. Qua di nuovo insieme per questo settimo appuntamento con Velo, la rubrica interamente, l'unica interamente dedicata al mondo del ciclismo, al mondo delle due ruote. Come detto, questa sera in primo piano, in copertina, fare i puntati sulla Parigi-Roubaix di domenica. La vittoria di Niki Terpstra, che prende tutti un po' di sorpresa, a meno 5, va via da solo quando si era formato il gruppo dei migliori, possiamo dirlo, perché insomma si era compattato un gruppo con tutti i grandi favoriti e spesso non capita. Non capita spesso che i migliori si ritrovino a giocarsi la vittoria, e invece, tanto questo è l'attacco di Peter Sagan, che non andrà a buon fine proprio all'inizio del settore più duro di Pavé a Carrefour de l'Arbre, ma mancava ancora troppo per poter pensare in una impresa di Peter Sagan. A meno 5 va via Niki Terpstra. Io comincio subito con Moreno Di Biase, riprendendo i ritagli della Gazzetta dello Sport di Luciano di lunedì: gol in contropiede del super gregario. Effettivamente, titolo migliore non poteva esserci. Un gol in contropiede, quello di Terpstra. Forse è mancato qualcuno che credesse che potesse arrivare? Ha mancato qualcuno. Diciamo che tra gli ultimi anni è stata la Roubaix meno attesa, e cioè non si aspettava un arrivo con un gruppo così folto dei migliori. Diciamo che è stata una vittoria di squadra, poi comunque Terpstra non era l'ultimo arrivato. Comunque la scorsa stagione ha fatto terzo, comunque è arrivato sul sì, terzo gradino del podio, quindi comunque era tra i favoriti. Infatti mi permetto di corroborare quanto detto prima: gol in contropiede, poi la Gazzetta ha scritto del super gregario, certo, però. Ma lì è stata una vittoria di squadra, poi c'è stato un po' di controllo tra Bonen, Cancellara, Van Markel, i migliori. Ed effettivamente lui sì, il meno veloce, anticipato, e comunque ricordiamoci che lui è un pistard, è un inseguitore, ha vinto due mondiali cronosquadre, quindi comunque
Mi aspettavo dopo lo scatto che sarebbe stato difficile andarlo a riprendere, quindi è stata una vittoria meritata. È difficile andarlo a riprendere forse perché non avevano più gamba o perché forse qualcuno avrà pensato ma questo al traguardo probabilmente non ci arriva? No, no, io penso che quando è partito penso che tutti hanno iniziato a pensare già al secondo posto, quindi che Cancellara non si sentiva il più forte in volata, quindi gli altri non collaboravano perché comunque poi tra un arrivo con Bone, Cancellara, Van Markel, quindi nessuno si è preso la responsabilità di portare altri all'arrivo e quindi ha vinto diciamo abbastanza facilmente poi. Ti faccio una domanda perché un po' ci ha sorpreso, ma poi pure più di tanto, che tra i migliori ci fosse Bradley Wiggins, che ha fatto davvero un'ottima corsa. Sì, ha fatto un'ottima corsa e comunque era tra i favoriti. Comunque cioè, si aspettava anche un suo arrivo tra i primi. Poi sicuramente non era un favorito perché comunque non è la sua gara, tra le sue gare preferite. Però diciamo che Wiggins è un corridore che può arrivare avanti a tutte le gare del calendario mondiale. Secondo te possiamo pensare che da qui in avanti uno come Wiggins possa, tra virgolette, riciclarsi per le grandi classiche? Ma assolutamente. E magari Wiggins Tralasciare un po' i grandi giri? Ma Wiggins comunque è un campione. Poi penso che in queste gare inizia ad arrivare avanti, quindi prendi coscienza di poter essere vincente anche le classiche, quindi sicuramente si concentrerà anche sulle classiche, perché tanto non dispiacerà comunque a lui vincere qualche classica oltre i grandi giri. Luciano, una vittoria di Terpstra, una vittoria Omega Pharma però. Beh, diciamo che oltre a lui, insomma, nel gruppetto dei migliori c'era Tom Bonen, c'era Stibar. Ma diciamo che analizzando il Fiandre la settimana scorsa avevamo un po' puntualizzato questa tattica della Quick Step che non era assolutamente piaciuta, nel senso che al Fiandre mandano all'attacco Vandenberg che non era l'uomo più forte della squadra, quindi avevamo preso come un punto negativo su quella prestazione e questa squadra che si era un po' persa. Allora avevamo detto probabilmente la Quick Step alla Roubaix cambierà sicuramente tattica. In effetti a 60 km dall'arrivo chi attacca? Tom Bonen, perché probabilmente negli interessi del team volevano assolutamente che questa Roubaix andasse al belga, perché probabilmente la vittoria del belga avrebbe suscitato a livello di comunicazione un interesse diverso. Comunque, e a prescindere questo, c'è stato un ordine d'arrivo veramente stellare. Sì. Nei primi 10 ci sono veramente i migliori corridori al mondo, i migliori che hanno delle prestazioni ottimali sul pavé. Anche se a me obiettivamente la Roubaix non è molto piaciuta rispetto al Fiandre. C'è stata una Roubaix dove sì, c'è stato una Roubaix di attacchi, specialmente Tom Bonen a 60, però obiettivamente non c'è stata la differenza. Quindi sono arrivato nella foresta di Arenberg dove veramente troviamo la prima grande selezione, sono andati piano, quindi sono usciti dalla foresta, addirittura c'erano state delle cadute, addirittura chi era caduto è riuscito a rientrare, ciò che non succede mai normalmente alla Roubaix. Comunque vince Terpstra, un grande atleta, fa gli ultimi 6 km con un attacco che obiettivamente vederlo pedalare è bellissimo, un grande atleta. Eccolo qua il momento in cui parte. Un grande atleta che si è sempre prestato alla grande a favore dei propri capitani. In questa circostanza diventa leader di questa squadra negli ultimi chilometri, per fortuna che questo attacco va all'arrivo, perché obiettivamente se avessero fatto lo sprint non avrebbe assolutamente vinto di nuovo la Quick Step. Quindi complimenti a questo atleta che già nel passato sulle pietre, quindi su queste classiche complicate, era riuscito a far vedere della grandissima qualità.
Non mi è piaciuto assolutamente Cancellara, perché poi l'ago della bilancia era Cancellara, sì, su questa grande classica. Non mi è piaciuto perché obiettivamente è stato troppo passivo a metà gara, non si è mai visto nel finale. Quando c'è stato questo attacco di Tempstra ha lasciato andare anche la fuga, quindi un Cancellara che obiettivamente, dopo quello che avevamo visto al Giro delle Fiandre, me lo aspettavo un attimo più motivato. Riesce ciò nonostante a conquistare un podio con un terzo posto, però non mi ha convinto molto. È stata una bella prova di Sagan che dopo il Fiandre alla Roubaix si è ripreso veramente alla grande. Cioè complessivamente una gara dove mi aspettavo qualcosa di più, soprattutto da Cancellara. Però la Quick Step, l'avevamo detto, doveva vincere assolutamente questa grande classica, perché è un team che già dall'inizio della stagione fanno una squadra, soprattutto puntando al Fiandre e al Roubaix. Sono riusciti a vincerla questa Roubaix, non sono riusciti a vincerla probabilmente con il leader, però sono riusciti a portare a casa questa vittoria che probabilmente salva un po' la prima parte della stagione di questa grande squadra, diretta da un grande Patrick Lefebvre, che voglio ricordare è uno che a livello dirigenziale è riuscito a vincerne una quindicina di Roubaix. Le Roubaix più eclatanti sono state quelle di Ballerini, di Tafi, di Musseu. Mi ricordo nel 96 quando arrivarono addirittura in tre Uomini Mappei, e alla guida appunto del team c'era appunto Patrick Lefebvre, che ha una grandissima esperienza per queste classiche e quindi obiettivamente riesce a dare un'impostazione sin dalla mattina a una corsa dove vogliono assolutamente vincerla. A proposito di Parigi-Roubaix, io chiedo ancora a Moreno, tra un po', intanto le immagini scorrono e tra un po' magari vediamo anche l'ordine d'arrivo. Aveva ragione Luciano prima quando diceva un ordine d'arrivo dei primi 10, davvero un ordine d'arrivo stellare. Moreno, sì. Noi invece, noi italiani? Non possiamo nemmeno dire ci accontentiamo di che cosa, il 50° posto, no? Sì, effettivamente noi italiani siamo mancati quest'anno come negli ultimi anni. Cioè, io ricordo l'ultima Roubaix vinta da un italiano, se non mi sbaglio, nel 1999 da Andrea Tafi, quindi poi Ballerini in passato, però effettivamente stiamo mancando. Penso perché comunque non abbiamo un uomo adatto, oltre Pozzato, che comunque non era al meglio della condizione, forse non è comunque nei suoi anni migliori, non abbiamo un'alternativa comunque italiana per quanto riguarda la Parigi-Roubaix. Cioè, non dimentichiamoci che la Parigi-Roubaix non è una gara adatta a tutti. Io sono stato professionista 9 anni, non ho mai partecipato a una Roubaix, ma neanche ad altre gare in Belgio. Ho fatto le mie prime 2 gare, mi ero testato negativamente, non ero adatto a correre in Belgio, come penso anche, non so, Luciano, come caratteristiche fisiche, cioè non eravamo uomini da però, Belgio. Moreno, ti faccio una considerazione, tra un po' andremo a vedere anche le pagelle. Io, dando il voto abbastanza basso all'Italia, ho detto la sensazione è che è vero quello che si dice sempre, non abbiamo un uomo adatto per la Roubaix, però non ci si prova nemmeno, sembra quasi che l'abbiamo lasciata, vabbè, la Parigi-Roubaix, sai, la corsa sotto casa, non abbiamo un uomo adatto, cioè non si possono prendere gli appuntamenti di questo genere così. Sì, diciamo che non ci sono comunque italiani che hanno puntato seriamente alla Roubaix, che magari ci rendiamo conto a questi livelli che se sei un corridore che hai le potenzialità di comunque arrivare tra i primi della classifica, può contare, altrimenti per un piazzamento arriveranno Roubaix 12esimo, 15esimo, oltre la già quinta posizione, cioè non è un risultato eccellente, quindi secondo me non c'era proprio un corridore che aveva la potenzialità a questo momento, e non c'è in Italia che possa fare una Roubaix ad alti livelli. Presidente, siamo destinati ad essere un paese di ciclisti da corse a tappe?
Ma io penso, adesso vedendo un po' i nomi di corridori che erano lì davanti, ecco, Taps, anche Wiggins, qualcuno si sorprendeva di Wiggins, ma Wiggins è un inseguitore, uno che ha fatto inseguimento su pista. I belgi fanno ciclocross durante la stagione invernale in maniera continua. E da noi in Italia manca quello, manca la multidisciplinarità, perché il corridore arriva a fare il professionista, fa strada, fa pista, non la fa più nessuno la pista come professionista. Quindi manca anche quello, perché la Roubaix è una gara in cui bisogna saper andare in bici, bisogna saper spingere il rapporto e allora si può vincere. Se oggi come oggi non si seguono questi nuovi metodi di preparazione che appunto vanno dalla strada alla pista al fuoristrada, cominciamo a perdere colpi e ovviamente vediamo che vengono fuori attriti. Del resto si diceva a sorpresa, però uno che a 5 km dalla Roubaix sta nel gruppo di testa è un corridore. Poi sorpresa, è un corridore, è sicuramente un corridore. All'orizzonte possiamo aspettarci qualcosa? Ci vorrebbe... cioè, quello che diceva lei, le problematiche del fatto di fare una specialità e basta, è una cosa che in più, anche in questo studio, in più di qualcuno ha detto, beh, qualcosa sta cambiando. Sì, ci si sta provando, non è semplice, perché fare dei cambiamenti che sono importanti in un momento in cui c'è una contrazione delle possibilità economiche è ancora più difficile, però penso ci stiamo provando. Anche già noi in Abruzzo cerchiamo i ragazzi di portarli a fare strada, fuori strada, e stiamo lavorando per esempio sul ciclocross, abbiamo fatto un ottimo lavoro questo inverno, tant'è che in Coppa Italia ciclocross siamo arrivati quarti. In una regione come l'Abruzzo è un risultato importante, quindi ci stiamo lavorando, sul mountain bike stiamo lavorando, addirittura domani facciamo uno stage per tutti i ragazzi che fanno fuori strada, aperto anche agli stradisti, proprio uno stage di mountain bike, e adesso stiamo per riaprire i centri pista, nonostante su pista ci siano difficoltà grandissime. Il discorso, ripeto, è quello, bisogna cambiare mentalità e il corridore deve essere capace di fare molto. Ecco, vediamo Wiggins che due anni fa l'anno scorso il Giro d'Italia ha dato spettacolo in discesa, al contrario, sì. Probabilmente facendo un pochino di mountain bike in più non avrebbe avuto quel problema. Quindi... va bene, ci vediamo le pagelle di questa Parigi-Roubaix e poi le commentiamo. Niki Terpstra, voto 10, lui il protagonista sorpresa, ma poi neppure troppo, di una Parigi-Roubaix che ha le forti tinte dell'Omega Pharma. L'olandese scatta i meno 5 dal traguardo e va a prendersi di forza una di quelle corse che rimangono e spiccheranno anche tra molti anni nel suo personale palmarès. La vicinanza dei compagni di squadra certo gli ha dato una mano, il suo merito è quello di aver fatto fare la figura del gregario, niente meno che ad uno che sulla carta d'identità ha scritto Tom Bonen. La fucilata e l'arrivo in solitario sono due flash che siamo certi Terza si riguarderà con attenzione anche in futuro. Bradley Wiggins, voto 8, alla faccia di chi aveva già chiamato Chi l'ha visto per sapere dove fosse finito il baronetto inglese vincitore del Tour de France 2012. Evidentemente gli anni pari gli portano bene, arriva nono col gruppo dei migliori, confermando ottima gamba e per il futuro la stoffa per competere anche nelle grandi classiche. Stesso voto 8 per Sepp Van Marke, certamente l'uomo Belkin è uno dei più in forma e pericolosi del momento. Gli manca la vittoria, questo sì, una grande vittoria, perché sul pavé francese l'anno passato era arrivato secondo dietro Cancellara, quest'anno l'ultimo gradino del podio al Fiandre e la medaglia di legno a Roubaix. Insomma, la stoffa c'è, manca solo qualche trofeo. Fabian Cancellara, voto 7, in forma dopo lo squillo al Fiandre e il campione uscente della classicissima sul pavé. Corre bene, quasi in maniera perfetta, fino a quando Terpstra parte senza che nessuno lo segua, neppure lui che ha il tritolo negli scarpini e avrebbe tutti i mezzi per agganciare il treno Orange. Perché non lo faccia, non è dato sapere. Le difficoltà in corsa lo hanno un po' tormentato, è vero, ma quando le hai già alle spalle e davanti hai solo l'orizzonte del velodromo e per di più ti chiami Fabian Cancellara, non puoi lasciare che qualcuno vada a prendersi la vittoria. Peter Sagan, voto 7, in ripresa dopo lo scialbo inizio di stagione in cui sulla bicicletta più che altro avevamo visto la sua controfigura. Prova l'accelerazione, ma lo striscione del traguardo è lontano ancora tanto, troppo, più di 20 km per poter cullare sogni di impresa che avrebbe avuto qualcosina di semi leggendario. La buona notizia però è che da qui in avanti probabilmente alla partenza troveremo Peter Sagan e non il suo cugino scarso. Italia, voto 3, il
50° posto di Pippo Pozzato è l'emblema di un movimento che non solo non è tradizionalmente adatto al pavé, ma non ha neppure la forza di provare una sorpresa al cospetto degli specialisti. Quasi un segno di resa, come dire, non è nelle nostre corde, allora è inutile anche provarci. Il solito generoso Luca Paolini ce la mette tutta come di consueto, ma finisce a terra e la sua Roubaix termina lì. Troppo poco sperare sempre che a tenere su il tricolore sia un ciclista sì grande, ma che ha appena compiuto 37 primavere. Ciao, sei d'accordo con le pagelle? Vabbè, lasciamo perdere l'Italia, con le altre. Ma indicativamente sì. Lotto a Van Marche, questo ragazzo che va davvero bene, però forse arriva sempre lì lì. Lo sai cos'è? Che poi gli manca la grande squadra, capisci? In questo punto sì, si può fare anche una critica al nostro movimento, ma per affrontare queste grandi classiche ci vuole un team, ci vogliono gli atleti giusti, ci vuole attrezzature particolari. E solo chi crede in queste gare riescono a fare degli investimenti importanti. Io ritengo che il ciclismo italiano in questo momento non ha grossi atleti per queste grandi classiche, anche se già da domenica prossima c'è l'Amstel Gold Race, le ultime classiche belghe, cioè tra Amstel Gold Race, Liegi Bastogliegi e Freccia Vallone, lì potremo rivedere un nostro ciclismo e essere anche più competitivi. Ma obiettivamente sulle classiche belghe, sul pavé, non abbiamo attrezzature, non abbiamo uomini per poter affrontare squadre come Quickstep, che obiettivamente hanno portato alla partenza 8 uomini, di cui 4, solo 4 corridori, hanno un costo di oltre 10 milioni di euro. Non potevano assolutamente sbagliare e probabilmente... hanno vinto con l'uomo che meno gli rendeva a livello pubblicitario, perché, come ripeto, la Quickstep domenica scorsa volevano assolutamente vincere questa grande classica con Tom Bonen per entrare nella storia, per entrare probabilmente ad essere la squadra di riferimento di queste grandi squadre. Non ci sono riusciti, hanno vinto la corsa, però obiettivamente loro si aspettavano qualcosa di più. Parlavi dei prossimi appuntamenti, allora chiedo a Moreno, adesso avremo un trittico, domenica l'Amstel, mercoledì la Freccia Vallone, domenica prossima la centesima Liegi Bastogliegi. Sono tre corse un po' di cui parlavamo anche la settimana scorsa, qualcosa di più si potrà vedere da parte italiana? Beh, io spero di sì, perché comunque saranno corse un po' più aperte, cioè a un numero di corridori maggiori, quindi saranno corse dove potremo sicuramente fare qualcosa in più, poi nell'attesa dei grandi giri, dove penso che lì primeggeremo a partire dal Giro d'Italia. Quindi le pagelle della Roubaix sono giustissime. Mi dispiace vedere un voto 3 all'Italia, però meritatissimo, e ripeto, spero che ci rifaremo comunque nei grandi giri. Grandi giri, insomma, mancano un po' di giorni ancora al Giro d'Italia, però insomma, speriamo almeno che in quella circostanza saremo all'altezza della situazione. Ci fermiamo per la prima volta questa sera, non cambiate canale, poi torniamo perché dobbiamo andare a Tollo per la Gran Fondo dei Colli Teatini. A tra poco. Quando la passione per il ciclismo diventa un istinto, Rabottini Cicli Sport è il tuo punto di riferimento nel mondo del ciclismo. Vieni a visitare la nostra sede. Troverai bici da corsa e mountain bike, Scott, Merida, Quota o da turismo come Ganna Regina, gruppi e componentistica Campagnolo, Shimano e SRAM, ruote Mavic, Zip, Campagnolo, Fulcrum, abbigliamenti personalizzati, scarpe da corsa, da mountain bike e spinning, Sidi, Gaerne e Northwave. Computerini e cardiofrequenzimetri Polar, occhiali Salice e caschi Selev Scott. Assistenza meccanica professionale e tutto a prezzi eccezionali. Rabottini Cicli Sport, Via Nazionale Adriatica 63, Marina di Città Sant'Angelo, Pescara. Muscoli e sudore, tecnologia e passione.
Epica, un poema di tecnologia avanzata per la tua casa. Ceramiche, idrotermosanitari, condizionamento, arredamento, materiali edili. Epica, il nostro mito, sei tu. Per venire incontro alle tue esigenze a Pescara in zona aeroporto via Fosso Cavone, nel nuovo showroom di oltre 1000 metri quadrati, Epica ti aspetta con orario continuato dalle 9 alle 19, dal lunedì al sabato. Nel punto vendita di Chieti abbiamo ampliato la sala esposizione con porte e finestre. Epica Cambielli Group, leader in Italia con 180 filiali. Tutte le strade portano a Epica. Clindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Clindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Clindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Clindex è anche formazione, merito dei corsi gratuiti aperti a tutti. Clindex è a Manoppello, via Vallone 16. Gagliotti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliottiricambi.com per saperne di più. Chi ci ha scelto è andato oltre. Chi ha scelto il tetto in legno o una casa in legno della Eramo Legno System non ha visto solo il costo. Chi ci ha scelto lo ha fatto per la cortesia, la cura della progettazione, il rispetto dei tempi di montaggio, la qualità dei prodotti in tutti i suoi dettagli, la disponibilità trasmessa da ogni contatto che lo ha legato alla Eramo Legno System. Chi ci ha scelto è andato oltre. E tu, cosa scegli? A Pescina, Eramo Legno System. Per info 0863 89 81 66. Legnolamellare.net. Eramo Legno System. Case fatte per durare. Eccoci tornati di nuovo insieme. Seconda parte. E di Velo, come promesso prima della pubblicità, adesso ci spostiamo un po' a casa nostra, dopo insomma aver analizzato la Parigi-Roubaix di domenica. Andiamo per la precisione in provincia di Chieti, per l'undicesima fondo dei Colli Teatini, ne parliamo con Dante Ciccotelli. Undicesima edizione, quest'anno però c'è anche Memorial, vero? È un'edizione particolare, soprattutto, esatto. È solo Memorial, perché effettivamente... Io quest'anno mi ritrovo a guidare questa squadra come prima punta, diciamo, però mi rendo conto che è difficilissimo. Gino Polidori, che è stato a lungo dirigente della società sportiva, io non me ne rendevo conto, però adesso penso quanto lavoro faceva, nonostante stava, diciamo, lontano dal lavoro materiale che facciamo giornalmente noi. Niente, quest'anno abbiamo iniziato proprio con lo spirito giusto, perché volevamo proprio dedicarlo a Gino Polidori, che ha dato molto a questo sport. È stato anche il nostro ospite in più di una circostanza. Sì, abbiamo finora ottenuto buoni risultati, speriamo che il tempo regga e che sia una bellissima giornata in modo che ci possiamo divertire.
Insomma, a proposito di condizioni meteorologiche, insomma, dicevamo che soprattutto il maltempo negli ultimi giorni un po' ha frenato qualcuno. Sì, sì. Ha frenato abbastanza. Ha frenato abbastanza. A proposito di biciclette. Stavamo facendo lavorare, poi ci siamo fermati un attimo e speriamo di riprendere dopo Pasqua e speriamo che qualcuno ci dice che il tempo è buono e andiamo avanti con le iscrizioni. Tra un po' magari ve lo facciamo vedere il tempo, del, anche se insomma è un po' in là. Però dicevamo, i numeri comunque per il momento restano importanti. Siamo sugli 800 iscritti già, speriamo di arrivare almeno a 1000 in modo di... tutto qua. L'organizzazione è la solita, anzi abbiamo migliorato quello che qualcuno ci criticava durante il pasta party, che non davamo... troppo spazio agli atleti. Quest'anno abbiamo dato spazio soprattutto agli atleti, dando un buono sia a loro che a un accompagnatore che possono portare tutti quelli che... In più diamo anche la possibilità di comprare i nostri vini a prezzi scontatissimi se vogliono. Altre iniziative faremo che poi illustrerà il mio collega qui. Speriamo che vada tutto bene. Sì. Maurizio Primavera, cosa vuol dire organizzare per voi una gran fondo come questa, con tanti atleti? Abbiamo sentito anche dalle parole di Dante Ciccotelli che c'è soprattutto promozione dei prodotti. Ma innanzitutto... Oltre all'aspetto sportivo, certo, sia chiaro. Certo. Innanzitutto significa lavorare 12 mesi prima. Noi non siamo partiti un mese fa oppure... 3 mesi, noi lavoriamo su questo evento ormai dalla chiusura di quello precedente, 2013, solo che quest'anno, come diceva prima Ciccotelli, abbiamo una incompensa in più, quello di onorare al meglio la figura di Gino Polidori, che è stato l'ideatore e quello che nel corso degli anni ha dato lustro a questo evento. Lo vorremmo fare anche in un modo diverso quest'anno per ricordarlo. Lo vorremmo ricordare dando qualcosa di in più, non soltanto al ciclismo, a quelli che partecipano, ma Gino ci ha lasciato una grande eredità soprattutto, e vorremmo portare avanti, grazie anche al suo nome, un percorso di adozione a distanza tramite la Caritas. E questa è la vera novità di quest'anno, di questo evento. Dare speranza e dare un pezzo di te o dell'evento in generale, credo che sia un modo giusto e un modo per riconoscere quello che è stato fatto. Per quanto riguarda l'organizzazione, come dicevo prima, non si può inventare nulla, abbiamo dei validissimi collaboratori. Vorremmo ringraziare innanzitutto, a partire, tutte le forze dell'ordine, quelli che ci sono vicini da tantissimi mesi. Questo forse che vediamo oggi è soltanto la punta dell'iceberg, è un momento finale, un momento in cui, diciamo così, si possono raccogliere i frutti. Però tutto quello che c'è dietro, io quest'anno lo sto vivendo forse un po' più da vicino. Vedo che Dante in certi momenti lo perdiamo, ecco, per quando lo perdiamo, però cerchiamo di capire pure quello che è la volontà di affrontare l'evento. Quindi insomma ci sarà questa lavorando. Iniziativa ulteriore, certo. Ulteriore di tipo benefico. Non è collaterale e diciamo che fa parte dell'evento in sé, non, sì. non è che l'abbiamo voluto aggiungere, vogliamo dare vita già a partire da quest'anno come associazione ciclistica Cantina Tollo, dare un buon numero di adozioni a distanza, e cercheremo di farlo in vari continenti. È un'esperienza che vorremmo ripetere quindi nel corso degli anni, quindi chiediamo a tutti di partecipare, ecco. Poi abbiamo trovato anche il modo di reperire quello che sono i fondi, perché poi alla fine di fondi si trattano per creare questa adozione. Come ha detto prima Ciccotelli, ogni atleta avrà diritto a termine della gara a un pasta party, che poi non è un semplice pasta party, perché chi viene da noi effettivamente, oltre a
dilettarsi, a crearsi il suo percorso della gara, che sicuramente darà ex professionisti, anche amatori un po' spinti a volte, perché sono velocissimi, io li vedo che sono velocissimi. A fine gara noi non offriamo un semplice piatto di pasta, ecco, questo è il discorso, quindi vorremmo ringraziare tutte le persone che si dedicano già da diversi giorni, stiamo preparando questa cucina con delle specialità, è chiaro, abruzzesi, e tutte le persone che ci stanno lavorando dentro. Il buono che daremo ad ogni ciclista, ne daremo uno aggiuntivo al suo accompagnatore, però se ci sono altre persone è chiaro che sarà una cifra simbolica, però questa cifra simbolica servirà a qualcosa, servirà proprio a creare il fondo per le adesioni a distanza. Abbiamo visto anche i cartelloni che avete portato questa sera, molto molto bella l'iniziativa. A proposito, prima Maurizio Primavera parlava dei ciclisti che vanno forte, molto forte. Allora, Daniele Schiazza il percorso l'ha reso più complicato, è vero? Diciamo, che dice altrimenti mi arrivano dopo mezz'ora. Diciamo che noi ogni anno cerchiamo di mettere la novità. E questo sempre seguendo quell'indicazione, quello spirito che Gino ogni anno ci chiedeva, faceva mettiamoci qualcosa di nuovo. Quindi l'anno scorso abbiamo messo la salita nuova, quella che portava su a Gesso Palena, che è stata veramente impegnativa sul percorso lungo e che rimane anche quest'anno. E invece la novità è sulla parte finale del tracciato, che rimane tradizionale, quello che era nei vari anni, è stato nei vari anni, abbiamo messo praticamente una salita che è inedita, che passa dopo Ari di 2,5 km, che riporta poi al vecchio percorso, e quindi è l'ultima praticamente che vediamo adesso nell'altimetria. Sono 2,5 km, comunque a pendenze quasi a due cifre, perché ne passiamo dal 10-11%, quindi diamo quella possibilità di fare la differenza, di arrivare un po' più tardi rispetto all'anno scorso, che c'avevano dopo due ore erano già all'arrivo, perché con 40 di media. Comunque questo è un qualche cosa che da un lato è positivo, dall'altro può essere negativo, ma comunque permette a tutti quanti, anche quelli meno allenati, con un percorso più facile comunque di partecipare e di divertirsi, perché l'obiettivo nostro è quello di far divertire chi viene dalla nostra manifestazione. E sappiamo pure, e quindi per noi è importante, che noi non premiamo soltanto i primi classificati, ma da vari anni premiamo anche gli ultimi classificati, quindi proprio per dare questo senso di partecipazione e di festa del ciclismo. Per iscriversi, fino a quando c'è tempo, lo chiedo a Dante Ciccotelli. Possono fare anche la mattina stessa, ma pochissime persone, ne sono 10-15, altrimenti scade il 24. Il 24 dove bisogna andare per... Si arriva in Piazza Attollo e lì troveremo tutto quello che serve. Lì puoi ritirare la busta tecnica e poi se vuoi ritirare subito il pacco gara, vieni in azienda e cominciamo a consegnare i pacchi gara, altrimenti lo possono fare anche dopo la corsa. Partenza il 25 aprile, ore 9:30. Sperando di non perderti, come diceva prima Maurizio Primavera. Scherza lui, effettivamente è duro, però io dico subito che c'è il collaboratore lì, dico Nonino, che non si perde d'animo, e lui è... Ah, e lui ti tiene su, È il vero artefice. Ok. Insieme a un altro ragazzo che è Silvio dello Scarpaio, che lo saluto, che è un'altra roccia. Quindi siamo in tre, diciamo, che tiriamo il carro, ma poi tutti insieme andiamo avanti. Ognuno al proprio settore, Daniele alla sua parte, lui il suo, noi facciamo, io sono il presente, ma io faccio i gregari insieme agli altri. Super gregari. Non sono capace di tenere su questo titolo. Luciano, vuoi... Sì, io volevo spendere due parole, innanzitutto ricordare che questa come Gran Fondo è un punto di riferimento delle Gran Fondo nel centro sud. Sicuramente non ci possiamo confrontare con le cose delle Gran Fondo che avvengono nel nord Italia, dove partecipano 12.000-13.000 persone, ma questa è l'unica Gran Fondo dove sicuramente il giorno 25 aprile partiranno più di 1.000 persone, quindi per chi vuole veramente divertirsi su un territorio che giustamente è veramente bello, quindi sicuramente a livello agonistico avremo la più bella Gran Fondo del centro Italia. Però obiettivamente mi sento anche un po' emozionato, perché
Memorial Gino Polidori. Gino Polidori, ne volevo spendere due parole perché mi è stato amico per una vita, mi è veramente è venuto a mancare il collante azienda ciclismo. Gino Polidori appunto è stato quello che ha portato la cantina Tollo nel ciclismo, addirittura ciclismo professionistico, dove veramente sia l'azienda che Gino si sono tolte delle grandissime soddisfazioni. Poi quando l'azienda decise di non sponsorizzare più il ciclismo professionistico, Gino si sentì quasi in debito con il nostro sport e riuscì a creare questa Gran Fondo, una Gran Fondo che poi negli anni è stato un punto di riferimento, perché Gino ci lavorava veramente giorno per giorno, credeva in questo progetto e effettivamente oggi hanno una manifestazione che è un punto di riferimento e secondo me a livello comunicazione, anche se non è una gara professionistica, però oggi abbiamo veramente con le Gran Fondo situazioni ottimali per spingere anche certi prodotti aziendali. E veramente lo ricordo con grande affetto, mi sono impegnato che il giorno 25 sarò anch'io a Tollo perché obiettivamente c'ho un debito con questo grande personaggio del ciclismo che ha dato tantissimo. E speriamo che questa eredità che ci ha lasciato con gli amici di Tollo si possa continuare anche nel tempo e ricordarlo veramente come il grande personaggio di ciclismo a Tollo. Comunicazione per la regia, faremo questa seconda parte un po' più corta, poi rientriamo e allora nella terza parte manderemo la rubrica di Alessandra Portinari, perché adesso approfondiamo un po' il discorso legato a questo Memorial Gino Polidori, 11ª Fondo dei Colli Teatini. Lo volevo fare con il presidente Marrone perché queste manifestazioni sono il sintomo di un fermento che c'è nella nostra regione innegabile. Ah, il ciclismo è sempre vivo, il ciclismo aggrega, come vediamo questi numeri, più di 1000 persone che la domenica, un giorno di festa, si ritrovano per pedalare, poi c'è chi lo fa con lo spirito di dover vincere, ma la maggior parte sono quelli che sognano di arrivare al pastaparty per avere il meritato premio. Questa è l'ulteriore dimostrazione che il ciclismo è sempre vivo. Poi quello che si sta creando in questo momento, c'è una grande sinergia tra la federazione e gli enti della Consulta. Meno di un mese fa abbiamo fatto una riunione a Roma in cui si è proprio parlato di Gran Fondo e di attività amatoriale e c'è stata una comunione di intenti fra tutti, quindi si sta lavorando molto in sinergia, si sta cercando di risolvere alcuni problemi che questi tipi di attività stanno riscontrando e io penso si sia sulla strada giusta. In più un passo ulteriore proposto da Davide Cassani, ma è un discorso che già andava avanti da qualche tempo, è quello di creare una simbiosi fra questo tipo di attività e l'attività giovanile, in modo da favorire l'attività giovanile che soffre perché organizzare gare giovanili comincia a diventare sempre più impegnativo e difficile, e quindi creare una sinergia il giorno in cui si fanno queste manifestazioni e inserire al suo interno anche delle manifestazioni giovanili. Quindi è lo stesso ciclismo che dalla sua attività trae nuova linfa. Penso che questo è un passo importante che si sta facendo, ripeto, lavorando su questo e io penso che si potrà fare un ottimo lavoro. Quindi bypassare praticamente le difficoltà di organizzare una gara per i ragazzi inserendola all'interno di attività, di altre manifestazioni che magari si organizzano, non dico con più facilità, ma che avendo un riscontro più importante. Certo, il discorso tra l'altro lo vediamo che succede anche per le gare professionistiche, perché anche grandi gare tipo il Laguaglia o la stessa Milano-Sanremo hanno a fianco a questa gara professionistica una gara amatoriale che attira tantissimo pubblico, quindi questa è una strada per far sì che tramite questa attività amatoriale si possa trovare energia, spazio e risorse per l'attività agonistica più propria, insomma. Quindi penso che questo vada a favore di tutti, perché anche gli organizzatori di queste manifestazioni sanno bene che i loro futuri partecipanti sono i ragazzi che adesso fanno attività agonistica, quindi è tutta
un cerchio che si va a chiudere. Moreno, mi sembra che in questo senso ci accodiamo un po' ai grandi paesi europei del nord Europa, che queste cose le fanno già. Certo, quindi noi come Italia stiamo arrivando anche noi a questo tipo di circuito, di organizzazione, quindi sicuramente in futuro miglioreremo anche noi le nostre attività, quindi tutti i discorsi fatti sono molto validi e interessanti. Siete pronti per un discorso di questo tipo? Lo chiedo a Dante Ciccotelli. Io ci avevo provato una volta avevo fatto pure una promessa, non ci sono riuscito, perché secondo me è più dura stare dietro a questi ragazzi che stare dietro a questi mille. Per me è stato impossibile, per me ci abbiamo provato con 3-4 ragazzi della, già erano grandini, non erano, già facevano junior, però è durato poco. Quando l'abbiamo portato a Maciarelli, mi ha detto: Maciarelli, lascia aperto, non spendere i soldi neanche, cioè, l'abbiamo proprio scelto male. Certo. Forse dovevamo cominciare un po' prima, con dei ragazzini più piccoli, piano piano, cioè, divertirsi, forse crescevano meglio. Ma dicevo che più che organizzare una squadra per i ragazzi che comunque ci sono qua in Abruzzo, il problema è cercare, come diceva il Presidente, delle sinergie, che adesso mi stava appunto informando qua con il direttore, che fino a maggio qui in Abruzzo non c'è una gara per allievi. I ragazzi devono andare in giro per l'Italia prima di correre qua in Abruzzo. Potrebbe essere l'occasione, studiandola bene, ci può stare, che in occasione di una gara, di un gran fondo come quella di Tollo, ci sia questa possibilità di poter far correre anche i ragazzi, utilizzando la struttura e tutto quanto quello che è messo su della giornata della gran fondo, anche una corsa amatoriale che penso che sia fattibile. Ci bisogna studiarci. Aldo Giacchetta, volevo proprio chiedere, insomma, se è d'accordo con questo. Sì, sono d'accordissimo, anche perché domenica è la quarta gara e siamo sempre fuori. Emilia Romagna, Marche, sarebbe una cosa positiva, molto positiva. Speriamo, Luciano, insomma, che possa realizzarsi questa sinergia che tanto auspichiamo, speriamo che poi nei fatti si concretizzi. Ma diciamo che anche il ciclismo professionistico, il Tour de France per esempio, aprirà le porte al ciclismo femminile. Io penso che... Abbiamo detto del Fiandre la settimana scorsa. Sì, 12.000 partenti, quindi 12.000 partenti in una manifestazione amatoriale. Diciamo che dobbiamo capire che strada intraprendere con queste gran fondo, perché le gran fondo obiettivamente è la forza del nostro ciclismo, perché noi con gli amatori, anche se devo fare un rimprovero alla federazione, perché fino a una decina di anni fa l'ambiente amatoriale per quanto riguardava la federazione era un attimo un ambiente messo da parte, invece hanno capito e stanno capendo che dal mondo amatoriale c'è una forza che potrebbe far esplodere anche iniziative rivolte ai ragazzi. Non dimentichiamo che gli amatori portano avanti certi tipi di mercati dove poi le aziende riescono anche a reinvestire, perché le grosse aziende, i costruttori di biciclette, i costruttori di abbigliamento sportivi, le calzature, dopo aver lavorato benissimo e incassato veramente milioni di euro nelle attrezzature per fornirle agli amatori, poi ridistribuiscono alle società dei giovani. Quindi però dobbiamo capire la strada giusta per far sì che il mondo amatoriale questa sembra una strada giusta, quella sì, diventi veramente un parco dove poter andare poi a incentivare altre situazioni, perché obiettivamente non è da trascurare questo mondo dove in Italia le attività amatoriali è veramente un mercato vivo, ma a prescindere le gran fondo, ma il ciclismo in generale oggi si può decisamente dire che è lo sport più praticato in Italia, quindi noi da questo tipo di mercato dobbiamo cercare di trovare risorse e soprattutto ributtarlo alla base, dove c'è veramente grossa difficoltà in questo momento. Assolutamente, ci fermiamo per la pubblicità.
non cambiate canale, perché poi nella terza parte ci sarà la rubrica Segui il ciclismo di Alessandra Portinari, dobbiamo conoscere i ragazzi, insomma c'è tanto ancora da parlare, a tra poco. Quando la passione per il ciclismo diventa un istinto, Rabottini Cicli Sport è il tuo punto di riferimento nel mondo del ciclismo. Vieni a visitare la nostra sede. Troverai bici da corsa e mountain bike, Scott, Merida, Quota o da turismo come Ganna Regina, gruppi e componentistica Campagnolo, Shimano e SRAM, ruote Mavic, Zip, Campagnolo, Fulcrum, abbigliamenti personalizzati, scarpe da corsa, da mountain bike e spinning, Sidi, Gaerne e Northway. Computerini e cardiofrequenzimetri Polar, occhiali Salice e caschi Selev Scott. Assistenza meccanica professionale e tutto a prezzi eccezionali. Rabottini Cicli Sport, Via Nazionale Adriatica 63, Marina di Città Sant'Angelo, Pescara. Muscoli e sudore, tecnologia e passione. Epica, un poema di tecnologia avanzata per la tua casa. Ceramiche, idrotermosanitari, condizionamento, arredamento, materiali edili. Epica, il nostro mito, sei tu. Per venire incontro alle tue esigenze a Pescara in zona aeroporto, via Fosso Cavone, nel nuovo showroom di oltre 1000 metri quadrati, Epica ti aspetta con orario continuato dalle 9 alle 19. Dal lunedì al sabato. Nel punto vendita di Chieti abbiamo ampliato la sala esposizione con porte e finestre. Epica Cambielli Group, leader in Italia con 180 filiali. Tutte le strade portano a Epica. Da oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 30 affiliati in Abruzzo, con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza. Nei settori auto e moto, industriale e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Scopri l'affiliato Casa della Batteria più vicino a te. Chiama il numero verde 800 010797. 97. Casa della Batteria, gli specialisti per l'energia accumulata, sono vicini a te. Noi della Odoardi progettiamo e realizziamo serramenti in alluminio dal 1968, utilizzando materiali che rispondono ai marchi più prestigiosi. Noi della Odoardi ci avvaliamo di un qualificato ufficio tecnico di progettazione, garantiamo assistenza continua pre e post montaggio, rilasciamo certificato CE, realizziamo impianti fotovoltaici, assicuriamo puntualità nelle consegne. La nostra professionalità è certificata ISO 9000 ed è riconosciuta dall'attestazione SOA. Serramenti in alluminio Odoardi Pietro & Co. a Montesilvano, in corso Umberto 32, presso la ex Monti. Europa Ovini, da tre generazioni nel campo della lavorazione di carni suine, ovine e bovine. Produzione di carni selezionate, prosciutti stagionati, salsicce e salumi distribuiti in Italia e in Europa. Europa Ovini è rinomata per la produzione di arrosticini di altissima qualità e della porchetta, preparata secondo le tradizionali ricette abruzzesi. Europa Ovini, Ripateatina, Chieti. You're the one, you're the star, you're the one who stands apart. Where you go makes you who you are. Guess who's been to Arancuccine? Guess who's been to Arancuccine? Aran, la cucina italiana più acquistata nel mondo. Chi ci ha scelto è andato oltre. Chi ha scelto il tetto in legno o una casa in legno della Eramo Legno System non ha visto solo il costo. Chi ci ha scelto lo ha fatto per la cortesia, la cura della progettazione, il rispetto dei tempi di montaggio, la qualità dei prodotti in tutti i suoi dettagli, la disponibilità trasmessa da ogni contatto che lo ha legato alla Eramo Legno System. Chi ci ha scelto è andato oltre. E tu, cosa scegli? A Pescina, Eramo Legno System. Per info 0863 89 81 66. Legnolamellare.net. Eramo Legno System. Case fatte per durare.
Eccoci di nuovo insieme, ultima parte di Velo, il settimo appuntamento, poi nel finale conosceremo i ragazzi della Ferrometal, daremo ancora una volta gli appuntamenti, tra cui l'undicesima fondo dei Colli Teatini Memorial Gino Polidori, ma adesso mettetevi comodi perché, l'avevamo detto Luciano, questa settimana siamo andati in un museo del ciclismo praticamente. Vediamo dove è andata Alessandra Portinari. E oggi siamo da Peppino Scurti qui a Pescara Colli, un luogo bellissimo e soprattutto un luogo di storia, perché Peppino ha raccolto tantissimi cimeli, maglie di campioni, coppe, medaglie, articoli di giornale, ma veramente di tutto della storia del ciclismo abruzzese e non solo. Seguitemi. Peppino, buonasera. Ciao, bene, ciao. Si accomodi. Peppino, tu qui hai collezionato davvero di tutto, c'è un tesoro immenso, c'è una collezione enorme di tutto ciò che riguarda il ciclismo, ma anche il ciclismo internazionale, perché vedo delle maglie di campioni del mondo, vedo tantissime cose che sono davvero davvero interessanti. Ho incominciato per gioco, questo diciamo bello. Questo è il mio regno, diciamo. Dopo è subentrato anche Pietro Taccone nel 68, delle Scenette la sera, nel 69 abbiamo fatto partire la tappa Pescara Gran Sasso d'Italia che vinse Pantana. Dopo tutti gli anni sempre qua si trovavamo 5-6 volte all'anno, anche di più, di cui faceva parte Luciano Rappottini, Tiziano Onesti, Rino Di Michele, Catena, Giancarlo Marzoli, io e la Ciop e Taccone, senz'altro. Ed è stato proprio Vito a soprannominare questo posto, sì, come? Sì, Vito, perché qui dice, che ci tiene qua? La Staller, i cavalli, mettiamo il nome la Staller, trovo per gente 1, più sport, uguale ciclismo. Piano piano ha detto, vogliamo fare partire Italia Pescara. Nel 2001 abbiamo riuscito con Castellano a fare partire Italia Pescara. Però stiamo qui dentro a cena la sera. Ecco. Quindi tu ci stai dicendo che il Giro d'Italia di quell'anno fu deciso proprio qui dentro, in questo posto. Taccone Capotauro era. Sì, da raccontare c'è tanto, perché qua subentrate, ci sono quasi 70 maglie, tutti maglie credo, diciamo con dedica, l'ultimo a maglia che è arrivato è stato quello azzurro di Panini Masciarelli che fece campionato del mondo quando vinse Argentina, c'è la maglia di Francesco Moser, che Moser lo diede a lui e lui lo passava a me adesso, c'è 6 maglie tricolore, che la maglia di campionato del mondo di Musè che uno diede loro nel 99 quando venne a fare con lui e Van den Broek il campionato del mondo, il trofeo Matteotti a Pescara. Qual è secondo te la maglia più importante, ma anche quella a cui sei più affezionato? Affezionato, guarda, tipo, tutti, perché quelli che me l'hanno dato tutto col cuore. Per esempio c'è la maglia di Danilo Di Luca, Pro Tour, è importante. C'è la maglia rosa sua, che lasciamo stare il paese, quelle che ha avuto, però per me è stato sempre un titolo. E io voglio bene tuttora, non è che perché quello che è successo è successo, che l'abbandono per me. Quanto resta ti è piaciuta? A me tanto, guarda, perché io questi ragazzi faccio sempre la raccomandazione, anche adesso ci sono dei ragazzi che hanno smesso di correre, stanno studiando all'università di ingegneria all'Aquila,
loro mi chiamano, vengono qua a cena, dice Peppi voglio venire a mangiare due arrosticini con le fidanzate, vale, venite qua io le cucino, poi ci sono il poco preferito, ecco, perché non è perché non corrono più, io lo abbandono niente. Senti, e poi c'è la maglia di Vito Taccone. Vito Taccone, l'unica maglia rosa che lui un giorno ha portato la maglia rosa, che l'ho presa a Marine, a Valassio, a Diana Marina, non mi ricordo, però so, nella Liguria. E lui venne qua, lasciate. Ma lui era un idolo per noi. E noi, io lo vedevo quando andavamo, per esempio, nella tappa di Italia, che intervistiamo Cataldi, che vinse, lui che Castellano è tutt'uno. Ogni istante mi dice Castellano la porta via, che questo è un vulcano. Quanti Matteotti hai organizzato? Io sono stato, fino adesso sono 42 fra Matteotti responsabili del percorso. E nessuno lo sa che la Federazione Internazionale mette un voto come una, diciamo, una volta una pagella, diciamo così. Sì. Noi siamo dietro a CRS come organizzazione. Che bello. E a noi c'è solo l'agilità, ci batte. Diciamo. Così, però siamo i migliori. Tu sei stato anche un corridore eccezionale, perché sì, hai corso anche insieme ai grandi protagonisti degli anni 60. Sì, Basso, Enrico Paolini, Marino Basso, Paolini, Creva, tutti quanti quelli che, diciamo, Michelotti che è secondo un Giro d'Italia, e sono tanti, insomma, era un buon, non è, ormai sono passati, però era forte veramente, c'era un fisico eccezionale, ho fatto la prima anno dilettante, mo si dice ai ragazzi la prima anno fai la dilettante, io la prima anno ho vinto quasi 10 corse, più una gara a cronometro di 40 km e più ho fatto terzo a un cronometro di 100 km a Lissona. Ed eri uno specialista proprio delle passista veloce, mi allenavo serio, 7 anni e 2 mesi, perché la mia carriera si è troncata nell'incidente stradale. Guarda caso, proprio il trofeo Matteotti che si disputa a Firenze, quello di internazionale, noi facciamo quella professionista. Sì. No. Ho vinto con 7 anni e 2-3 mesi, ho vinto 98 gare, non è insomma, abbastanza. Un bel curriculum, insomma. Senti, ma qui poi vengono a trovarti tutti i corridori, perché è vero che quando vincono qualcosa, la prima cosa che fanno, fanno tappa qui alla stalla e ti portano una maglia. Infatti, sono delle cose particolari. Quando ha vinto, per esempio, Masciarello dei giovani, la maglia dei giovani, il giro della Padania, lui portava, stava a fare il giro a Basilicata, lui mi telefona la mattina alle 9:30, Francesco, mette Peppino, guarda, passa mia mamma, c'è la medaglia e la maglia l'ho lasciata per te per la stalla. E Matteo Robottin, lo stesso, ha vinto la tappa di Resinella, là, che ha preso la maglia per il campione delle montagne, io ci ho parlato la sera alle 10:15 che manca il padre, si è riuscito a parlare. E Peppino, ora ho fatto 250 km di trasferimento e più antidoping, come? Sette volte, tu lo sai. No, non ti preoccupare che la maglia la porto appena finisce il giro. Infatti il giro finisce la domenica, il giovedì sera porta la maglia. Dopo c'è Dario Cataldo, quando vinsi la tappa quella di Spagna, perché questi ragazzi, la Vuelta, non è che dice andate fuori, dice andate piano che succede tante disgrazie, no? Allora lui vinse la tappa, la Welt, quello duro, non mi ricordo il nome. Allora io ho telefonato proprio la serie, ho detto, Dario, brava, hai vinto, hai visto i miei consigli come funziona? Ti diceva sempre di andare piano, tu andavi piano piano su quella salita. E lo so, era duro. Insomma, sono ragazzi e gli voglio bene tuttora, guarda. E tra i ragazzi chi era quello che più prometteva? A me, guarda, che prometteva... Ci sta Francesco, era una, Francesco Masciarello. Anche Dario è forte, però, Dario pure. C'è, a me mi piace pure Ciavatte, Paolo, sì. Anche Tabor, però Tabor se cambia la testa no, non va lontano. Ecco. Io lo dico sempre, non è a tutti quanti, perché io do i consigli buoni, non è che non sono un dio, però non voglio che fanno degli sbagli, perché la gioventù dopo non ritorna indietro. Quanti ragazzi? Anni sei stato in federazione? 8 anni ho fatto. Sempre con le categorie... E juniors, tutte, sì, sì, ma poi sono state sempre rispettate, perché quando... voglio dire una cosa che, per esempio, come
che io e Lorenzo Masciarello dobbiamo ringraziare sempre, perché quello che lui mi ha dato a me per fare tutti questi trasferti. Una cosa è commovente, delle volte quando ci pensi è commovente, sempre De Lorenzo che pur però è buono di cuore. E qui invece ci sono alcune borracce. Sì, borracce, tu, cioè, per esempio c'è queste due cimeli, queste due coppe, no? Prima di morire Fulvio Perna. Ah. Questo è il trofeo 28esimo e 25esimo trofeo Matteotti. Senti, e lì c'è invece quella, la tua bicicletta. La mia bicicletta, Alessandro. Dal 61 al 68, 98 vittorie. Vittorie. 98 vittorie. E vittorie veramente, che ti volevo dire? E correvi con una bici, bevi l'acqua? Sì, quella era la nostra, bevi l'acqua. Quello ci ho corso 6-7 anni con questa bicicletta. Io non cambiavo mai bici, ero fanatico. Con il Velo Club. Velo Club Scarpe d'Annunziano. Senti, c'è tutte le firme, vedi? Sì. Che questo non ce l'ha più, manca la Gazzetta dello Sport. Quello col cuore è quel ragazzo che morì, l'inglese. Ah. Quel cuore nel 108. E qui è venuto a trovarti anche Alessandra De Torre. Sì, Alessandra De Torre è venuta a trovarci. Questo è, quando mi ha invitato a casa tua, mi ha donato la maglia tricolore. Ah, bene. Tu hai accolto Fantini allo Stadio Adriatico quando era piccolo, aveva 11 anni, 56. Ma dopo, vedi, che, sono come è cambiato il ciclismo? Allora? È cambiato, Alessandra, non lo so, mo, che ti posso dire? Io mi allenavo sempre, io per esempio la mattina alle 9 mi trovo già ad Ascoli, adesso questi ragazzi vanno allenare alle 9, sta nel bar, prima che parta fa colazione e tutto, invece la 9 sta ad Ascoli, quindi mi allenavo proprio Sergio, non è... Io facevo più duro allenamenti che la corsa, perché dopo la corsa per me era facile. Questo qua per esempio è la morte di Van den Broek, quando uscì e morì mi messo questa fotografia che sta mia e lui, che sta, questa è la prima parte di una corsa e stava da dei consigli. Dice, ma può essere un campione? Vabbè, purtroppo... Senti, veniva spesso. Veniva qua, ci incontravamo, da Masciarelle, lui, la moglie, i due bambini. Che non tipo era? Era un ragazzo modesto, bravissimo, guarda. Bravo veramente. Purtroppo le persone buone fanno la fine. Bravo ragazzo, guarda. Raccontò Pantani. Messo a parlare dopo c'aveva quella gamba rotta, qua c'è proprio, non è che sei salvato bene, si è un po' spostato, ho raccontato anche la storia mia, se tipo, purtroppo bisogna insistere, ma dopo vinse pure il Giro d'Italia. Per esempio che Pantani quando vinse il Giro di Francia, l'unico che prima che avevamo in Abruzzo ha portato a Tacconi all'Aquila, poi si dimentica. Questo è il figlio di Lorenzo, che l'ho tesserato io. Sì, no. Questi sono diciamo, i quattro moschettieri. Sì. Questo quando hai vinto alla tappa di Girabruzzo, appena arrivate, Marzoli e io, Antonio, e Ruggero. Questo quando ho consegnato la maglia tricolore che vinsi Bugna a Ricci, che l'avevi in consegna. Nel 95. Ho fatto prima tutte le fotografie a mia figlia, che la maglia tricolore qua al giorno prima. E dopo l'ho portata. Senti, e poi invece lì c'è un ricordo anche... Beh, quello è un ricordo più bello che vedi, delle volte che nessuno si ricorda. Quella sono una fotografia storica. Là c'è Charlie Gaul, Silvestro La Cioppa e Federico Bamons, due della FAEM e lui con la San Bellerini che bloccò in salita quando vinse il Giro d'Italia, che lui aiutò a Ercole Baldini a vincere il Giro d'Italia del 58. E quella è una fotografia veramente bellissima. Tacconi, diciamo, perché lui ha sofferto, ecco, perché
siamo fatti immagini un po', però dopo era una persona squisita, Alessandro, no, non c'è niente da fare. Allora Peppino, prima di salutarci tu volevi ringraziare qualcuno? Sì, voglio ringraziare diciamo, tutti gli amici Singer che ho incontrato durante la mia carriera come atleta, come tecnico regionale, più come organizzatore. Poi voglio ringraziare a voi, a Teresa soprattutto, ci conosciamo da tanto tempo. Massimo rispetto, grazie, recibe, grazie a te. Fa piacere avere un amico come te. E tutto lo staff di Velò. Da Luciano e poi. E poi voglio fare un saluto particolare a Jacopo. Caro Jacopo, adesso non c'è più posto qua perché la sedia te l'ho venduto, quello che era tuo. Ciao. Beh, questo è un avvertimento, Jacopo, perché Peppino ti aspetta ancora qui alla stalla e noi ci vediamo giovedì prossimo. Anche se ha venduto la sedia che avrebbe dovuto ospitarmi, quindi promesso che vengo a trovarti, Peppino, lo ringraziamo, davvero una bella rubrica anche questa sera, quella che ci ha proposto Alessandra Portinari, con un, ve l'avevamo detto, era una specie di museo praticamente, museo che conosce bene anche il presidente, vero? Sì, ho avuto modo di mangiare in quella stalla, che è un posto che per il ciclismo ha un grosso significato sicuramente. Luciano, tu volevi... Sì, io volevo aggiungere qualcosa perché Scurti è una persona speciale per il ciclismo, è stato un grande campione del passato, ma soprattutto lo ha dimostrato poi nel recente passato, che è rimasto molto attaccato a questo ambiente. Ha creato questa stalla che obiettivamente ritengo che se gli olandesi, belgi, francesi sapessero di tutte queste cimelie che stanno in questo luogo veramente particolare, un posto modesto ma veramente caldo. In effetti c'ha ragione lui che il grande Vito Taccone ogni tanto ci chiamava all'appello e minimo una volta alla settimana andavamo lì, lui portava le sue pecore, ce le cucinavamo e poi con un po' di vino e a volte anche vino Cantinatollo facevamo delle serate eccezionali. Una sera ci disse: ragazzi, noi dobbiamo far partire il Giro d'Italia dall'Abruzzo. Siccome avevamo bevuto tanto, disse, ma questo probabilmente ha esagerato, anche perché già è difficile e complicato far arrivare una tappa del Giro d'Italia. Vito Taccone ci promise che avrebbe fatto partire il Giro d'Italia e ci riuscì, fu un'impresa veramente magistrale, oltre alle sue grandi vittorie, io ritengo che la vittoria più importante da dirigente di questo grande campione abruzzese è stata appunto la partenza del Giro d'Italia e quindi quelle serate veramente ce le portiamo dentro con grande nostalgia e, però veramente consiglio tutti andare da Peppino Scurti che sicuramente la stalla ve lo apre tranquillamente e vedere tutto quello che c'è del ciclismo degli ultimi 60 anni. Sì, assolutamente, andateci perché è davvero un posto eccezionale. Parliamo un po' con Aldo Giacchetta di questi ragazzi. Prima si diceva delle difficoltà di portare avanti la squadra, soprattutto perché non ci sono corse, vero?
Sì, in effetti le corse sono pochissime. Abbiamo iniziato il 29 marzo da Fano e ogni domenica si deve andare fuori. Le gare sono pochissime fino al 1° maggio, poi il 1° maggio si rientrerà in Abruzzo e diciamo fino a luglio che ci sono gare in Abruzzo. Fino adesso sempre... Anzi, il 1° maggio voglio ricordare che abbiamo una gara a Castelnuovo Albomano organizzata da noi della Ferrometal. Invito tutti a venire a vedere la gara. Beh, in quel caso giocate in casa. Sì. Come sono questi ragazzi? Sì, sono... Ce la presenta un po' questa squadra? Sì, sono 7 ragazzi, ne mancano 2. È una squadra che mi sta dando molte soddisfazioni. 3 gare, la prima gara Occhio Cupo è arrivato 9°, la seconda gara è arrivato 4° a Cesenatico, si passava davanti alla Villa di Pantani. E domenica a Corridonia 3°. C'è qui? Sì, sì. Yeah. Ah, sei tu. Complimenti, eh. Complimenti. Cioè, racconti un po' queste prestazioni. Sono state delle gare abbastanza tirate, ma questi risultati sono arrivati anche grazie ad Aldo Giacchetta e Fausto Di Nicola, ma anche grazie ai miei compagni di squadra che mi sono sempre vicini e spero che questa stagione sarà grande anche per tutta la squadra. Parliamo un po' di obiettivi per quest'anno. Sì, gli obiettivi... Ci sono, degli appuntamenti che non volete fallire. Allora, io... secondo un terzo posto alla Pescara Castiglione, quest'anno ci terrei a fare ancora meglio. Dopo 2 podi. Insomma. Sì, e poi c'è la Pescara Rocca Caramanico, la Coppa d'Oro che andremo a fare in Trentino e alcune classiche nazionali. Parliamo anche con Fausto Di Nicola, che insomma è un po' insieme ad Aldo Giacchetta la chioccia di questa squadra. E sono tante trasferte, tanti chilometri, tanti sacrifici, vero? E niente, ogni domenica purtroppo, come ha detto già il nostro direttore sportivo Aldo Giacchetta, fino adesso dobbiamo andare fuori 2 corse nelle Marche, 2 corse nell'Emilia, poi fortunatamente il 1° di maggio organizziamo noi la prima gara in Abruzzo. Ci sono mille difficoltà, specie adesso con questi periodi anche di crisi, bisogna fare tanti sacrifici. Adesso le cose si fanno più col cuore che con... noi dobbiamo ringraziare il nostro presidente Adriano De Padre che con tanti sacrifici ci dà ancora la possibilità di fare attività e poi grazie anche al nostro impegno e soprattutto anche ai ragazzi che ci danno degli ottimi risultati e ci invogliono di andare avanti. È un momento un po' dura, però ce la stiamo mettendo tutta. Certo, però i risultati danno una mano ad avere ad avere entusiasmo di andare avanti. Sì, come no, anzi sono loro. Noi mettiamo che le possiamo mettere, ma i veri attori sono loro. Assolutamente, li vogliamo conoscere? Prima abbiamo conosciuto te, ci ripeti nome e cognome, da dove vieni? Andrea Cupo e vengo da Montesilvano. Da Montesilvano, ok. Buonasera, io sono Giovanni Angelozzi, vengo da Torricella Sicura in provincia di Teramo. Quanti anni hai? 15 anni, compiti il 19 marzo. Come ti trovi in questa squadra? Beh, mi trovo molto bene perché c'è molta collaborazione tra di noi, infatti già dalle prime gare stanno salendo i risultati. Adesso stiamo aspettando le gare in salita per arrivare... A ti piace il livelli alti alti e niente, mi trovo benissimo comunque, anche grazie a Aldo e Fausto che sono dei grandi. Bocca al lupo. Crepi. Andiamo avanti, di te voglio conoscere anche il nome del parrucchiere, però del barbiere, del... Ciao. Ogni volta, buonasera. Allora, io sono Gianmarco Michini e vengo da Giulianova e ho 16 anni. Anche io mi trovo benissimo con questa squadra, con i compagni Fausto e Aldo. Che tipo di ciclista sei? Uno scalatore.
Scalatore, è una squadra di scalatori. Sì, sì, aspettano tutti la salita. Il 25 aprile andremo a Belfiori di Foligno e poi il 27 ad Alatri, quindi di salita. Portando molto bene anche in pianura adesso. Sì, sì, ma anche in pianura, c'è un gioco di squadra, guarda. È no, un però gruppo... siccome sono due ragazzi che dicono, aspettiamo guarda, la salita. È un gruppo talmente affiatato che in 17-18 anni poche volte ho avuto. Sinceramente sono proprio... Vabbè, un bel gruppo. È importante. Sì, sì. Passiamo sopra. Ciao. Buonasera, sono Di Gregorio Stefano, vengo da Teramo. Anch'io ho 16 anni e anch'io mi trovo molto bene con la squadra, soprattutto quando li aiuto e so di poter fare molto per loro. E questo è il miglior ringraziamento. Anche a te, quali sono insomma le tue caratteristiche? Io vado diciamo abbastanza bene in pianura e me la cavicchio in salita. E quindi aspettiamo e vediamo i risultati. Sì, un passino. Bocca al lupo. Crepi. Matteo Pizzi di Bellante. Sì. Anch'io mi trovo molto bene in questa squadra. È la seconda squadra in cui corro. Niente. Che tipo di ciclista sei tu invece? Diciamo sul passo, in salita bisogna migliorare. Quest'anno mi piacerebbe far bene a una corsa. L'anno scorso abbiamo vinto con Francesco Labrozzi, che si corre sul circuito di Imola. Dove corrono le automobili, però in quel caso si fa la corsa di bicicletta e mi piacerebbe far bene lì. In bocca al lupo ragazzi, davvero, fatevi un applauso perché ve lo meritate. Ciao. No, volevo fare intervenire Aldo per fare i complimenti al grosso sforzo che fate, Ferrometal, la famiglia De Patre, certo, che è un'istituzione nel nostro ambiente, anche quest'anno vi è molto vicino, quindi è una sicurezza questa famiglia che ha dato tantissimo al ciclismo e sicuramente lo darà anche nel prossimo futuro. Ma certo, senza di loro non staremmo qua, anzi quest'anno voglio ringraziare il team manager Citracca e Scinto della bella collaborazione che si è costruita con gli allievi e gli esordienti, sperando che in un futuro anche i juniores, perché no? A livello organizzativo vi state muovendo, quanti impegni avrete durante la stagione? Allora, questo sarà un mese di ferro e fuoco, come si dice, perché correremo il 21, il 25, il 27, il primo e il 4 a Fossa Cesia. E invece a livello organizzativo voi siete anche una società che organizzate? Sì, domenica prossima, come ho detto prima, a Castellalto, Castelnuovo Albomano, sarà una gara per allievi alle 9.30. Alle 9.30. Su chi punta per quella gara? Sulla gara di casa? Non posso esprimere. È giusto, come ogni allenatore che si rispetti di una squadra. Presidente, un po' di difficoltà sulle organizzazioni, un po' in generale in tutta Italia, e anche noi in Abruzzo si fa fatica. Sì, ci sono difficoltà in tutta Italia, un problema sentito, faccio un esempio solamente. In Toscana ci sono 18 gare juniores. E parliamo della Toscana, la terza regione in Italia per numeri. In Abruzzo ce ne sono 10, quindi da quel punto di vista non siamo messi malissimo. Ci sono difficoltà, sulla categoria esordienti per esempio avevamo grosse difficoltà, abbiamo messo delle risorse economiche, diamo un contributo alle società che organizzano gare esordienti, abbiamo già organizzato una gara juniores in collaborazione con le società, tutte le società juniores si sono tassate, in più il comitato ha dato un contributo, siamo riusciti a fare una gara juniores il 23 marzo con 150 partenti. Quindi su quello dell'organizzazione delle gare è una mission che noi abbiamo preso per il 2014 di tornare a incrementare il numero e ci stiamo riuscendo, non senza difficoltà. È un problema, come ho già detto, a livello nazionale e su quello anche la federazione sta lavorando. Per esempio, vi do un'anteprima, probabilmente nelle gare amatoriali ci sarà una riduzione del costo della tassa gara proprio per andare incontro agli organizzatori. Qualcosa stiamo facendo anche nelle attività giovanili, riducendo queste tasse che a volte sono il primo ostacolo, anche se i costi adesso sono alti, perché c'è anche una burocrazia che continua a creare problemi e su quello dobbiamo intervenire. Forse il grande problema è anche i permessi per poter la burocrazia, fare... sì, perché adesso purtroppo viviamo in una nazione che è unita, ma poi ogni provincia, ogni comune ha le sue regole e quindi andargli dietro non è semplice. Noi cerchiamo di assistere le società anche su questo. Quindi quando si deve chiedere un'autorizzazione ci sono varie regole e regolette che mettono in difficoltà le società. Noi questo l'abbiamo già chiesto, io andando in giro lo chiedo a tutti i sindaci. Non avete risorse, non avete soldi, va bene. Però almeno se siete a fianco a queste società
evitando di creare ostacoli di burocrazia. Ci insomma, quelle riforme di cui si parla a costo zero. A costo zero, esatto. Sì. Perché le manifestazioni ciclistiche, io faccio un esempio, domenica è stata fatta una gara di mountain bike a Fossa Cesia, 350 partenti, 250 accompagnatori, 100 persone di staff, all'amministrazione comunale è costato zero. Se fanno cantare il corretto del paese costa 300 euro e non ha lo stesso ritorno economico, d'immagine e di indotto che ha una gara di ciclismo. Quindi faccio gli esempi concreti perché penso che andando sul concreto si possa essere più incisivi. Assolutamente, assolutamente. Siamo quasi in chiusura, però dobbiamo leggere due o tre messaggi che sono arrivati, li leggiamo velocemente. Perché invece di provare il muro di Guardia Grey gli amatori non scalano strada Palazzo Colli di Pescara? Vi assicuro è top, ciao e buona Pasqua. Questa è interessante, la conosci Luciano? Questa... Ma vabbè, Pescara Colli ce ne sono poche di strappi non duri, quindi questo potrebbe rappresentare uno dei più duri. Obiettivamente non gli prometto andremo a provare non gli prometto che vado a provarlo. Okay. Ancora la rubrica è stata bellissima su Scurti, ma perché non ha dedicato nemmeno una piccola parolina su Danilo Di Luca? Come no? Abbiamo mandato saluti Lupo di Castelnuovo Vomano, magari poi la potrai risentire, poi ti diciamo anche dove. Ancora ce n'è un altro. Il Pino Scurti è un ottimo organizzatore e un uomo di grande generosità. A proposito, per poter rivedere le puntate, per poter rivedere le rubriche, Segui il Ciclismo, tutte quante, quelle che abbiamo proposto fino ad adesso, io vi ricordo il sito internet www.velonews.it. Questa è la pagina Facebook proprio di Segui il Ciclismo, dove trovate sia le rubriche singole che tutta la puntata di Velo. Tra qualche ora vedrete la nuova puntata, la numero 7 di Velo, linkata proprio qui, e anche la rubrica Segue il Ciclismo, e ovviamente tutto anche sul canale YouTube di TV6 www.youtube.com/TV6. Siamo quasi in chiusura, solo giusto il tempo per fare un ultimo appello, Dante Ciccotelli, per iscriversi a questa 11ª Fondo Colli Teatini. Che gli devo dire? Venite, che ne so. Devono iscriversi. Devono iscriversi. Perché bisogna iscriversi? Ma perché passeremo sicuramente una bellissima giornata insieme e forse questa volta diamo anche uno scopo a questa manifestazione. Assolutamente, ovviamente. Assolutamente. Speriamo. Ci abbiamo fatta a chiudere in tempo e questa è già una grande notizia, quindi questa sera non rischio la vita nel post programma. Io ringrazio, dando i prossimi appuntamenti, ah no, ci sono i prossimi appuntamenti, quindi rischiamo di sforare anche stasera. 21 aprile Under 23 Elite a Casa Santa, provincia di Teramo, 14esimo trofeo di Pietro Immobiliare, primo Memorial Dina Cardelli in Di Pietro. Sempre il 21 aprile per gli amatori a Marane di Sulmona, 7° trofeo Pasquetta, organizzazione SD Sulmonese Gruppo Autotrasporti. Il 22 per i giovanissimi mountain bike a Villa Magna, provincia di Chieti, 2° trofeo Madonna del Carmine, organizzazione SD Pedale Teate. Poi andiamo anche un po' più avanti, il 25 aprile per gli juniores a Civitella del Tronto, 15° trofeo Santuario Santa Maria Madonna dei Lumi, campionato provinciale di Teramo, organizzazione SD Pedale Sant'Egidiese. E poi il 27 a Corropoli, 37esima gara juniores, 4° trofeo città di Corropoli, organizzazione SD Ciclismo GS Gulp Pool della Val Vibrata. Sempre il 27 per i giovanissimi a Tortoreto Lido, prima gincana giovanissimi città di Tortoreto, organizzazione ASD Polisportiva Life Club. Dopo questa carrellata di appuntamenti io comincio a salutare gli ospiti partendo di consueto da Luciano Rabottini. Ciao Luciano, buonasera a tutti, ci vediamo giovedì prossimo, giovedì alle 21. E poi ringrazio il presidente del comitato Abruzzo della Federciclismo, Mauro Marrone. Grazie presidente. Buonasera. Grazie anche a Moreno Di Biasi. Buonasera. Grazie a Dante Ciccotelli. Buonasera, grazie. Maurizio Primavera. Grazie. A Daniele Schiazza. Grazie, buonasera a tutti. Ad Aldo Giacchetta. Buonasera e buona Pasqua a tutti. Buona Pasqua a tutti. Grazie anche a Fausto Di Nicola e ai ragazzi della Ferrometal. Un applauso anche per voi ragazzi. Giustamente, come ci ricorda Aldo Giacchetta, noi torniamo giovedì prossimo, sempre in diretta, sempre alle 21, dopo la Pasqua ovviamente. Dunque, buona Pasqua e buonanotte.